Buonasera a tutti dal Melissa Park, siamo qui a registrare un video. L'ultimo video ho fatto il video dei miei ricordi della mia lista. Oggi siamo qui a registrare un video per un'altra mia passione, oltre al calcio. Io da piccolo sono stato sempre attratto al creare e costruire cose, anche se sono cose stupide. Magari da quelle cose stupide, magari si vuole provare a fare da bambino, da piccolo. E da grande sto ancora continuando a piacere a costruire cose nel tempo libero. E guardando a volte dei video online su YouTube, andate a vedere un video dove hanno mostrato la penna 3D, una penna 3D che ce l'ho qui. E da quel momento l'ho visto la penna 3D, sapendo della mia passione di creare cose, ho deciso di comprarla e provare pure a fare costruzioni con penna 3D. Ovviamente sono cose facili, semplici da fare, quelle facili, non sono un professionista, però sì, l'ho provato e oggi voglio raccontare questa mia passione e voglio fare insieme a voi una piccola creazione facile. Intanto faccio vedere una delle mie creazioni che ho fatto per Natale, proprio per abbellire un po' la mia stanza. Bene, è questo albero di Natale. Poi un'altra cosa che ho fatto, vediamo se la trovo, dovrebbe essere qui. Anche se ho fatto una sbaglio che mi sono accorto dopo, dico per i colori. Questo qua, lo scudetto del Milan. Perché chi è tifoso del Milan sa qual è l'errore, che qua dovrà essere rosso. Mi sono distratto in quel momento e l'ho fatto bianco, però ho fatto il simbolo della mia squadra del cuore. Ora stacco un attimo il video e ci vediamo mentre faccio questa opera d'arte. La opera d'arte è qua, ho disegnato un cerchio dove c'è la base, dove poi andare ad attaccare la bandiera. In questo caso farò due bandiere, se riesco farò due bandiere, una dell'Italia e una del Milan. E ci vediamo al video della costruzione. Ecco, sto aspettando qua che la temperatura della penna arriva nel momento giusto per fare sciogliere il filamento e iniziare l'opera. E comunque mi sono accorto che il colore bianco è finito, quindi non posso fare la bandiera d'Italia, faccio quindi soltanto quella del Milan. Questo lato lo uso come base della bandiera, una base sì, della bandiera, quella che tiene ferma la bandiera sul tavolo. Ok, la temperatura è andata nei gradi giusti, quindi si può cominciare. Inserisco qua il filamento e avvio la macchina. Aspetto che prenda il filamento e faccio aspettare che fa uscire il filamento del vecchio disegno, che in questo caso è in nero. Dovrebbe essere in nero, se non sbaglio. Posso iniziare l'opera.
Scusate, ho cominciato, ho visto che avevo problemi con la memoria del telefonino, quindi alcuni pezzi sono venuti male, quindi non li metterò. Stavo dicendo, mi manca il bianco, quindi farò soltanto la bandiera del Milan. Ho cominciato qua a fare la base che poi dove io andrò a attaccare la bandiera e starà ferma sul tavolo. Mi sono fermato un pochino pure per far riposare la penna. Allora, ripartiamo. Seleziono la velocità più alta, così posso colorare bene. Ah, e poi mentre stavo facendo questa base mi sono ricordato che ho fatto un'altra costruzione sempre con la penna 3D che poi dopo faccio vedere. Qua possiamo continuare. E poi questa penna 3D in questi momenti di quarantena è utile, ti fa pure svagare, ti fa svagare le giornate. È un'altra di queste attività che ora piano riprendo in questi giorni di quarantena. Si era staccato il video, dicevo anni fa quando ancora io non facevo video su YouTube, facevo su computer, su Google SketchUp si chiamava, mi sembra, il programma. Facevo modellismo in 3D su computer, costruivo pure stadi. Sta passando qua pure la protezione civile che dice che qua nel mio paese domani sera, cioè domenica sera, ci sarà la sanificazione delle città, del paese, nelle strade. Là come sta procedendo, l'hanno fatta la sanificazione da dove mi state seguendo? Sto per finire la base per appoggiare la bandiera. Ok, la base della bandiera è finita. Possiamo cominciare a togliere il filamento. Vediamo, stacchiamo la base. Questa è la base, bella rigida. Ora passiamo alla bandiera. Ora stiamo passando alla bandiera del Milano. Ho fatto mettere il filo, l'ho caricato. Passiamo alla bandiera. Cominciamo a fare lo strato della bandiera rossa.
Ora facciamo la parte più importante di attaccare la bandiera. Vediamo se ci riusciamo a attaccare la bandiera. Mi sembra una cosa molto semplice. Dovevo fare un pochino più forte qua. Questa è la mia creazione, un'altra creazione, vediamo se la trovo, peccato che poi si è rotta, è un portachiavi. Era questo il portachiavi, è un portachiavi dove qua avevo fatto un ganchetto per attaccarlo al mio portachiavi. Le chiavi cadendo un pochino si è rotto. Vediamo se poi durante questo periodo di quarantena riesco a ripararlo, perché basta aggiungere un pezzo qua e il gioco è fatto. Il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, ci vediamo a un prossimo video. Vi invito a mettere like, condividere e commentare questo video se vi è piaciuto, e in caso mando porto altri video, su magari se vi racconto altre mie passioni, altre mie cose, e racconto altre mie passioni, dicevo, mettere un like, condividere e commentare, e seguirmi sulla mia pagina Facebook, Instagram, il mio Instapazzo e su TikTok, mio Instapazzo official. E nel bene e nel male, forza Italia e forza mia, io resto a casa, mi raccomando, resta pure tu a casa.